Rieccoci sempre qui nella nostra cara playlist delle partite top dei classici. Oggi continuiamo ad analizzare ancora quello che è il grande assorgente della creatività, Robert James Fischer. Questa si è giocata in una simultanea del 1964 contro Celle e direi che possiamo anche rivedere un'apertura, una variante particolare dell'italiana che ormai viene giocata molto poco, ma comunque ha sempre avuto anche da grandi campioni ottimi risultati. E qualcuno ha già capito di quale variante, apertura, ma che cosa mi sto riferendo. Fischer qui apre, come sempre, Fischer e pezzi bianchi, e allora sappiamo già, possiamo già scrivere la prima mossa, ovvero E4, anche se lui poi ha giocato a volte anche C4, attenzione. E4, E5, quindi gioco aperto, cavallo in F3, cavallo C6, alfiere C4 si giunge nella partita italiana, qui Celle sceglie di adottare la variante principale, quindi sviluppa anche lui l'alfiere collocandolo in C5 e qui B4, questa mossa proprio dà l'avvio al gambetto Evans, che tra l'altro è uno dei miei preferiti, che uso spesso quando mi capita l'italiana. B4, il bianco sacrifica il pedone per poi spingere, dipende da quella che sarà la mossa del nero, per poi spingere con più prepotenza in D4. In effetti, naturalmente qui giocando C3 per preparare la spinta in D4 richiede che la linea comunque è più giocata, C3 è la mossa più frequente per appoggiare D4, però comunque richiede più tempo e nero può andare avanti con lo sviluppo su C3 e cavallo F6, quindi Fischer decide B4, tra l'altro è da un po' di tempo che non mi capita di commentare qui una partita col Evans Gambit, il capitano Evans. Quindi sacrificio di pedone, il nero decide di accettare, ma diciamo nel 80-90% dei casi il nero accetta, quindi prende subito in B4 e ora con C3 lui appoggia la spinta in D4, però facendo perdere un tempo al nero, che naturalmente è un pedone di vantaggio, quindi tutto ha sempre un prezzo. Solitamente l'alfiere si colloca in A5, qui invece Celle preferisce risistemarlo in E7, allora spinta immediata subito in D4 e lui sceglie di difendere con D6. Poi siamo nel 64, sono passati 60 anni, comunque questa linea possiamo ritenere ormai superata, non certo un errore, perché abbiamo sempre visto il contesto, qui la teoria suggerisce sempre cavallo in A5, perché è l'unica mossa con cui il nero riesce già ad allontanare, a rendere un po' più passivo l'attaccante principale del bianco, ovvero questo alfiere che deve abbandonare subito la diagonale, magari in E2 lo si può sistemare, sempre seguendo la teoria, alfiere in E2. Poi si può anche provare cavallo per E5 per difenderlo, ma si perde sempre un pezzo. Cavallo per C4, qui si riprende, cavallo per, non è come avere la coppia degli alfieri che è essenziale in generale nel gambetto Evans. Invece qui Celle preferisce un po' solidificare con D6, sicuramente una mossa non proprio scorretta, ma che ha una certa componente passiva, e qui Fischer decide di aprire la colonna D. Quindi presa in E5, cavallo che ricattura, cavallo per, pedone per, e adesso arriva la prepotente donna K5, andando a minacciare qui il fuoco che punta su F7. L'unica mossa per salvare tutto è G6, che naturalmente può indebolire, indebolisce anzi, senza il può, le case scure, comporta anche la perdita di materiale, quindi Fischer si può precipitare subito catturando il pedone in E5 e soprattutto mantiene un ottimo vantaggio qui e di attacco, proprio di spazio, per riuscire ad avere un'iniziativa sempre più feroce. E tra l'altro, donna per E5, anche dal punto di vista del materiale, siamo alla pari, quindi adesso Celle non ha più un compenso, non riesce ad avere il pedone di vantaggio, quindi una passività del suo gioco, però materialmente a star meglio. Poi certo, come struttura pedonale, il nero sta sempre meglio con due isole di pedoni ben distinte, il bianco qui è evidente che dovrà già pensare Fischer di chiudere la partita nel medio gioco, o comunque entrare in finale vinto, con almeno un pezzo in più, perché la struttura pedonale qui è pessima, quindi ravvivare sempre, tenere più feroce l'iniziativa. Cavallo F6, nero decide di sviluppare, qui segue alfiere in A3, la migliore perché va ad attaccare l'alfiere camposcuro che si ritrova inchiodato, qui alfiere su diagonali adiacenti, questa è una posizione tra l'altro molto frequente sempre nel gambetto Evans, e poi bisognerà trovare il modo di arroccare corto e piazzare le torri per dare fuoco alle polveri. Torre in F8 un po' per tentare qui di salvare tutto,
Naturalmente non è possibile, per esempio, re in f8, perché su re f8 segue donna per cavallo e possono arrivare anche brutte ombre di matto, così come si poteva provare anche alfiere in e6 per a tutti i danni. Questa poteva essere molto buona, vai a proporre a disfarti comunque della coppia degli alfieri, qui schiodando anche quello campo scuro, poteva essere molto più tenace come idea di quanto sembra su alfiere per, qui tra l'altro si può anche ricatturare, anche se bisogna cedere un pedone oppure a rocco corto e si riesce a stare molto bene. Poi certo, non invidiabile come posizione, qui il bianco può giocare alfiere in b3, andando a ritirare subito il pezzo. Alfiere per, comunque si riguadagna e la coppia degli alfieri non appartiene più al bianco, cioè il giocatore che attacca. Certo che si è già messo in una strada molto pericolosa qui il nero e Fischer decide pian piano di logorare il suo avversario. Quindi Celle gioca in partita Toro in F8, segue Arrocco corto per utilizzare i pesi pesanti, come ho detto, chiuderla subito nel momento del gioco. E il nero comunque ci prova, non ha grandi mosse, qui lo so siamo soltanto alla dodicesima, ma non ci sono grandi possibilità proprio di mosse interessanti a disposizione del nero. Pertanto qui Celle ripiega quasi su cavallo in g4 con cui va ad attaccare la donna, Fischer la sistema in g3, poi vedremo come verrà utilizzata in seguito, e adesso scatta alfiere per a3. Incredibile, va a disfarsi subito dell'alfiere camposcuro che non può più dominare. La diagonale, il cavallo per a3 nero naturalmente qui riprende e adesso segue anche Don in e7. Don in e7 comunque buona come idea, si deve difendere il pedone in c7, altrimenti il bianco può entrare con la donna, soprattutto va ad attaccare il cavallo, anche se tutta questa posizione con la donna nella colonna E subito sembra quasi incentivare l'attaccante ad aprire la colonna per piazzare subito una torre così da minacciare inchiodatura. Fischer qui ha giocato, è riuscito a trovare un'ottima combinazione, pian piano sapendo logorare l'avversario con tutti i punti deboli, ovvero alfiere in b5 con scacco. Qui l'idea non è ben visibile all'inizio, naturalmente qui mosse come re in d8 sono fallimentari perché non fa altro che condannarsi a morte, torre in d1 scacco, il bianco poi può tranquillamente chiudere. Quindi su alfiere in b5 Fischer ha calcolato che l'unica soluzione difensiva per il suo avversario era c6, che infatti è stata giocata in partita. E con una mossa del genere il nero non controlla più la casa d6 e a questo punto ci vuole comunque anche del coraggio proprio, del fegato a sacrificare il materiale perché Fischer punta tutto sul controllo della casa d6 e per schiacciare l'avversario gioca cavallo c4, quindi lascia l'alfiere in presa. Naturalmente qui su C per B5 segue l'immediata, cavallo in D6 appoggiato dalla donna con scacco, il re deve andare obbligatoriamente nella colonna D, poi inizialmente può anche riuscire a sopravvivere, ma a lungo termine questa posizione poteva soltanto peggiorare, qui torre in D1, minacciare un attacco di scoperta, magari non so qui cosa può giocare il nero. Alfiere D7, chiudere la colonna, forse la migliore, ma cade il pedone, cavallo per B7, re in C8, cavallo in d6 con scacco, e lo stesso qui, re in b8, re in d8, ci sono sempre attacchi a raggi X che sbucano fuori da un momento all'altro. Qui situazione già molto complessa, ma chi gioca, chi vuole ottenere l'iniziativa sa bene che il gambetto Evans è assolutamente adatto alle sue possibilità. Qui parliamo di un tattico eccellente come Fischer, quindi è evidente, poi tra l'altro l'ha utilizzata tante altre volte contro Fine e anche altre partite, poi che Kasparov l'ha ripreso negli anni 90. Don in e6, qui viene giocata che poi si è rivelata essere un incredibile errore, sempre per via anche di questa posizione molto rischiosa della donna del re, poi piazzati subito nella colonna E, e allora qui il bianco decide pian piano di terminare. Torre in d1 conquista subito la colonna aperta, qui la manovra di Fischer è molto ambiziosa, cioè quella di creare, come vedremo alla mossa seguente, donna in c7, minacce di matto come un diversivo per il nero, che tra l'altro ha tutti i pezzi completamente passivi, quindi è evidente che il materiale qui non conta, meglio, conta fino a un certo punto. Adesso Celle decide di sacrificare subito, di accettare anzi il sacrificio, quindi con C per B5, e adesso attacca anche il cavallo. Qui il cavallo di 6 poteva essere buona come idea, anche se non corrisponde al piano originale, tra l'altro l'idea migliore qui studiata dal bianco, cavallo di 6, tra parentesi qui scacco, il re deve andare, può andare anche in e7, quindi sarebbe stata un po' meno coriacea sicuramente da parte del bianco.
E allora qui Fischer decide di proseguire come un treno nel suo scopo con donna in C7 e sacrifica anche il cavallo. Terribile! Naturalmente qui su Vipre C4 arriva Tore in D8, ma anche Donna in D8, matto in una, tutto d'un colpo, pertanto è un sacrificio apparente. Beh, Fischer avrebbe ringraziato in caso di Vipre C4, avrebbe vinto subito la 19ª mossa. Celle invece, in maniera molto preventiva, gioca alfiere D7, l'unica mossa in cui può salvare tutto perché impedisce, blocca la coordinazione di donna e torre in D8. Qui la casa viene difesa anche dalla torre nell'angolo, e allora bisogna ancora agitare sempre di più, complicare la posizione fino a spezzare ogni difesa. Cavallo in D6, quindi certo il cavallo non poteva più rimanere in presa, salvo forse torre in D6, che poi va valutata. Torre di 6 perché attacca la donna, quindi si crea un diversivo, ma è molto più ambiziosa l'idea cavallo in D6 con conseguente scacco. Qui è forzata, il nero di certo è ancora presto per arrivare a decisioni estreme come dare la donna, che poi significa comunque abbandonare, pertanto prova a salvarsi qui con Reina E7 e ancora una volta Fischer ci stupisce. L'ho detto, stavolta si è scatenato tantissimo con i sacrifici e lui ha saputo proprio puntare, come i migliori tattici della storia, sull'apertura delle tutte le linee, le colonne, e per fare questo è disposto anche a un altro sacrificio. Cavallo F5, adesso il cavallo può, o meglio deve, essere subito accettato. Sul re F6, perché qui abbiamo già capito qual è il pericolo, sul re F6, torre in D6 non lascia scampo alla donna nera, qui si poteva riprendere il cavallo, ma comunque bisogna, anzi, su G per F5, qui c'è anche donna per D7, perché accanirsi subito sulla donna, qui donna per D7, si può catturare la mossa seguente con torre per E6 scacco, quindi partita stravinta per il bianco. Su cavallo F5 allora Celle decide di puntare sul materiale, pure certo non è scorretta come idea, poi re F8 c'è cavallo in G7 doppio e nulla Fischer qui ha avuto una sequenza infinita di idee geniali. Allora G per F5, apertura della colonna, qui il pedone va a attaccare subito la donna, e qui che si fa? Prendere in F5, fallimentare, donna in D6, di nuovo bisognerebbe abbandonare il controllo della casa chiave, donna in D6, qui re in D8, per fortuna la donna è in connessione, controllando la casa in D7, in connessione con l'alfiere, ma qui direttamente infilata terribile, perdendo le due torri, re in C7, donna per A8, massacrato, terribile. E allora qui su E per F5 ha giocato comunque una mossa che nel momento è molto buona, qui c'è, e poi non guardiamo soltanto chi ha vinto la partita, ma anche quelle che devono essere le migliori difese, tanto giocare contro Fischer, ma meglio, giocatori del suo calibro, almeno per me, ma penso per molti di voi, sarà impossibile riuscire a incontrarli faccia a faccia, per cui bisogna vedere anche quelle che sono le difese contro un attacco molto forte. E qui Celle decide di giocare Tore in C8. Gli attacca subito la donna lasciando la propria impresa. Qui è evidente che il bianco non deve prendere né 6 perché si trova con due pezzi leggeri in meno, e questo sarebbe stato proprio un suicidio da parte del bianco. La donna qui è un'imperatrice che domina in lungo e largo, torre per C7, qui il materiale consegna la vittoria al nero senza ombra di dubbio. Poi si può provare torre per D7, ma non ha senso proseguire. Quindi su torre in C8 una piccola complicazione che prova qui Celle come ultima chance di sopravvivenza, ma anche questa fallisce a causa di un'ottima mossa da parte di Fischer, che non è neanche torre in E1, perché qui la donna va assolutamente salvata, e lui trova l'incredibile, fortissima, da due punti esclamativi, torre per D7, sacrificio di torre. Il nero prende, donna per D7, in maniera molto logica, è la migliore, ma non ha visto bene il tutto. Fischer qui procede con l'ennesimo sacrificio, stavolta ha deciso di essere un po' più taccagno, sacrificando soltanto un pedone, quindi F6. Tra l'altro, qui bisogna accettare, o con il re per F6 perde la donna. Allora il nero sceglie di rimanere proprio aggrappato al materiale, cavallo per F6, torre in E1 con scacco, il re è paralizzato e alla fine dovrà perdere il materiale. Incredibile, qui veramente un masterclass proprio nella tattica. Chapeau. Cavallo E4, l'unica mossa forzata. Torre per E4, quindi viene costretto alla fine a restituire tutto il materiale con gli interessi. Re in F6, forzata, e quindi bisogna abbandonare la donna. Qui
che prende in D7, qui la partita comunque, come ho detto, o bisognava chiuderla nel miglior gioco con una combinazione di matto, oppure rientrare in un finale come questo, stravinto. Qui segue Toro in D8, poi non ha senso proseguire, Toro in D8 va a attaccare la donna, e attenzione perché qui alle varie minacce, perché ci può essere il matto del corridoio, quindi o si decide di proseguire dando scacco, oppure come ha fatto Fischer, che poi non era la mossa migliore, donna in G4, andare un po' sul sicuro perché controlla D1, riuscendo proprio a bloccare il matto del corridoio, che non ci pensiamo neanche, sarebbe stata una beffa. Poi qui c'è stata anche una, scritto anche nel suo libro, c'era una combinazione di matto in 4 mosse con donna in E7, scacco, poi non l'ha vista, ma di certo poi abbandonato, tra parentesi non l'ho detto qui, 27esima, il nero abbandona perché è evidente che poteva soltanto subire altri massacri. Quindi Toro in D8, vediamo questa combinazione di matto, quindi chiudiamola un po' come un esercizio. Donna in E7, scacco, qui il re, ci sono diverse possibilità, re in F5, matto, Toro in E5, re F4, qui è matto in ogni caso, re in G4, re F4, donna in G5, finisce in pasto, come dico io, in pasto ai peduni. Quindi andiamo a vedere la combinazione direttamente più complessa, re in G6, nero riesce a sopravvivere. Qui Toro in G4 controlla tutte queste case, il re deve andare in H6, allora H6 o H5, arriva il matto con donna in G5 e non ci sono possibilità. Allora lui tenta la fuga con re in F5, scacco, re F4 e qui donna in E5, forse anche donna E3, sì, certamente, mettiamo donna E5 un po' più carina, riesce a dare il colpo proprio. KO, game over, per Cele, Fischer è riuscito in un'altra sua impresa. 27esima, boom! Donna in G4 e nero abbandonato. Incredibile proprio, l'ennesima prova di forza. Poi c'è anche la partita contro Fine, Ruben Fine, fortissimo, poi ha lasciato gli scacchi perché per lavorare come psicanalista americano, in cui lo stesso Fischer ha ottenuto un'ottima vittoria, tra l'altro anche abbastanza veloce, come tipico, come ho detto, nel gambetto Evans bisogna subito procedere aprendo tutte le linee, massacrando l'avversario. Poi a volte possiamo perdere, possiamo, non di certo, non includo Fischer, che tra noi, che di certo ci ha regalato tante ottime partite spettacolari, con un gioco anche efficace, oltre alla bellezza, con un gambetto che è sempre redivivo, sempre verde, alla fine non invecchia mai, il caro Evans Gambit. Questo è tutto, il video lo troverete nella playlist sulle partite top dei classici, noi ci vediamo al prossimo.